Ciao, benvenuti a tutti. Oggi siamo qui per parlare di nuovo di peli. Sappiamo e abbiamo visto che ad alcune persone piacciono tantissimo e se li terrebbero ovunque, altre persone li odiano e si toglierebbero anche i capelli. Oggi siamo qui però per parlare dei diversi metodi che ci sono per depilare ed epilare, attenzione, le parti intime. Parliamo quindi di inguine, interno coscia, pube, scroto e tutta questa zona fronte e retro. Ma prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguirci su tutti i nostri canali social, quindi Instagram, Facebook, abbiamo un canale Telegram, abbiamo un podcast. È una zona molto delicata, quindi prima di scegliere un metodo e usarlo quotidianamente o comunque per tutto il resto della tua vita, consultati con un dermatologo o uno specialista. Iniziamo chiedendo una cosa fondamentale. Depilazione è diverso da epilazione. La depilazione è quando rimuovi la parte superficiale, quella che si può vedere oltre all'epidermide del pelo, mentre l'epilazione è quella che estirpa anche il bulbo direttamente dal follicolo pilifero. Partiamo parlando della depilazione, che può avvenire principalmente con il rasoio e la crema depilatoria. Pro della depilazione sono che è comoda, veloce ed efficace. I contro sono che purtroppo dura veramente poco, nel senso che i peli iniziano già a ricrescere dopo 2-4 giorni, quindi ogni volta aumenta sempre di più il rischio di potersi tagliare, di irritarla. Tra l'altro, i peli nella zona pubica sono molto spessi e quando ricrescono dopo la depilazione con la lametta sono molto ispidi e duri, che se la pelle non è esfoliata bene o comunque molto ben idratata, c'è il rischio che questi peli si incarniscano. Quando utilizzate il rasoio, attenzione, andate molto piano, soprattutto nelle zone irregolari, perché è un attimo, una frazione di secondo che ci apriamo in due con una lametta. Non usare mai il rasoio a secco. Ammorbidite la peluria e la pelle per far scorrere bene la lama. Passiamo poi alla crema depilatoria, che è paragonabile in termini di resa e durata al rasoio, ma la crema depilatoria contiene delle sostanze come l'acido toglicolico che va a intaccare la cheratina, che è la principale componente del pelo, rimuovendolo. Questi prodotti contengono degli agenti chimici che possono irritare le parti più sensibili, quindi la crema depilatoria è destinata a piccole zone, soprattutto molto lontane dalle mucose genitali. Passiamo poi all'epilazione, partendo dall'epilazione a strappo. Il primo metodo, che è quello più famoso, è quello della ceretta a caldo, che prevede l'utilizzo di resine che si sciolgono con il calore. Ci sono poi le strisce epilatorie, nel loro caso la cera è già pronta e già disposta sulle strisce. Veniamo poi agli epilatori elettrici. Alcuni modelli hanno delle testimonianze apposite per le zone più sensibili, che possono essere il viso e l'inguine. Questi metodi di epilazione hanno un pro principale ed è la durata del trattamento, perché può durare anche fino a 3 settimane, quindi per 3 settimane quasi puoi stare tranquillo. Poi dipende ovviamente dagli ormoni e da quanto ti ricrescono veloci i peli, molto singolare come cosa. I contro sono ovviamente il dolore, che è notevole, la manualità necessaria, soprattutto per alcune zone, perché se noi facciamo ceretta fai da te all'inguine e sbagliamo qualcosa nello strappo, nell'applicazione, scoppiano tutti i capillari e fa male. Rivolgersi quindi a dei professionisti. Non è inoltre consigliato esporsi al sole subito dopo o anche il giorno dopo aver fatto una ceretta, perché c'è il rischio che vengano delle macchie sulla pelle. Arriviamo a 3 consigli per rendere la ceretta meno dolorosa. Primo, prima della depilazione, fare un bagno caldo o una doccia, così da dilatare i pori e rendere lo strappo meno doloroso. Secondo, se i peli sono molto lunghi prima della depilazione, accorciarli con le forbicine, non devono essere più lunghi di mezzo centimetro. Per far aderire la cera ai peli e non alla pelle, applicate prima del borotalco. Oltre ai metodi a strappo, c'è la fotosintesi clorofilliana. Sto scherzando, si chiama fototermolisi selettiva, ossia i metodi come il laser e la luce pulsata. Il laser è costituito da un'unica lunghezza d'onda che individua il follicolo e non va a intaccare la pelle. La luce pulsata invece ha più lunghezze d'onda, quindi oltre a colpire la melanina del pelo, andrà a colpire anche la melanina della pelle. Per questo motivo il trattamento di luce pulsata è da sospendere in estate, a differenza del laser che invece lo puoi continuare. Per sapere se uno di questi due metodi fa al caso tuo, chiedi al medico, al dermatologo o in centri estetici specializzati. Per ritardare la crescita della peluria nella zona inguine, depilarsi durante le mestruazioni. Questo perché durante quel periodo il follicolo è stanco e quindi la sua attività sarà molto rallentata. Il primo giorno dopo la depilazione è consigliabile, tra l'altro, utilizzare biancheria in cotone, così da permettere alla pelle di respirare liberamente. Ci sono delle controindicazioni per la depilazione intima?
Potenzialmente sì. La depilazione andrebbe evitata se avete la pelle molto sensibile e delicata. Anche se siete tendenti ad avere peli incarniti, attenzione perché potrebbero svilupparsi delle infezioni. A proposito di peli incarniti, non li dovremmo mai spremere i rossori. Prima cosa, niente previene le irritazioni come utilizzare il giusto metodo di depilazione per la nostra pelle. Quindi cercare di capire bene subito quello. E da lì sarà solo una strada in discesa. Altra cosa, il tempismo è tutto, quindi non ci si passa la lametta la mattina di corsa sotto la doccia, ma la sera prima di andare a letto. Le sostanze naturali per lenire il rossore possono essere l'olio di oliva e il latte. Se il problema invece si presenta in modo molto più aggressivo e dura magari anche nei giorni, ci sono delle creme e delle lozioni a base di ossido di zinco, che famoso per le sue proprietà lenitive e calmanti. Siamo finalmente giunti al termine di questo video in cui abbiamo raccolto diversi metodi per depilarsi e diversi consigli per come farlo al meglio senza soffrire, almeno per soffrire il meno possibile. Fateci sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro metodo di depilazione e quali sono i vostri segreti, perché sicuramente ne avete. Ciao e buona depilazione o non depilazione a tutti!